Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Facciamo un videino sabatale, il video del sabato sera. Per parlarvi di questo, l'importanza di avere un repertorio a memoria. Che cosa significa questo? Significa che non potete sempre solo studiare o sui libri o con i tutorial, eccetera, eccetera, cioè essere perennemente a studiare senza poi espletare quello per cui studiate, cioè il suonare, perché c'è una differenza sostanziale fra suonare e studiare. O meglio, mi spiego. Suonare vuol dire eseguire i pezzi dall'inizio alla fine a memoria, ok? A memoria. Perché non potete se no appiare la chitarra, fare sempre l'esercizio, il pezzettino di brano, la cosina, ma non avete niente in mano. Mi spiego? Quindi cercate di studiare un repertorio a memoria. Ora, chiaro che se siete in seconda elementare, allora avrete, non so, una decina di melodie facili, che ne so, La vecchia fattoria, O che bel castello, il tema di Mozart, eccetera, a memoria, avrete già un repertorio. Ok? Quindi un ragazzino di 7 anni ha già 10 melodie facili a memoria. Voi, non so, se vi piace il rock, ecco, il rock vi studiate 30, 40 pezzi a memoria, ma dall'inizio alla fine, assolo compreso, eccetera. Questo è avere il repertorio, suonare, capito? Quindi, non so, vorrete avere, non so, un 60, 70, 100 riff a memoria nelle dita, non lo so, un vocabolario di fraseggi solistici, no? Un jazzista, ragazzi, di alto livello ha 200 standard a memoria, 150, 200 standard a memoria. Memoria vuol dire che sa perfettamente l'armonia del brano, conosce la melodia, la sa suonare, sa trasportarla in un'altra tonalità, sa improvvisarci sopra. E quando va a fare le jam session non è che, ah, suoniamo questo, ah, non lo conosco, facciamo allora quell'altro pezzo, non lo so, cambiamo di tonalità, non riesco. No, chiaro? I pezzi vanno conosciuti, almeno gli standard più famosi. Musicista classico deve avere un repertorio di 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore a memoria, a memoria. Se voi guardate i grandi concertisti, suonano a memoria e hanno un repertorio. Quello fa la differenza. Avete mai visto Tommy Emanuel leggere uno spartito sul palco? O Pat Metheny leggere uno spartito? Non si è mai visto, cioè, è chiaro. Keith Richards fa un concerto di 2 ore e mezza e lo fa tutto a memoria, vuol dire che sa 40 pezzi e li esegue. Ok? Quindi cercate di lavorare su questo, ragazzi. Eh? Quindi studiate, studiate, ma a un certo punto cercate anche di concretizzare, che è un lavoro anche a parte. Quindi studierete la tecnica, studierete, ora dipende che genere fate, eccetera, ma la tecnica è fondamentale. E poi dovete studiare il repertorio. Repertorio vuol dire avere i pezzi dall'inizio alla fine, sapere un certo numero di pezzi, saperli suonare. A quel punto, quando prenderete la chitarra, non sarete sempre studiando e cercando di anelare al miglioramento. No, starete suonando, che è la cosa che bisogna fare alla fine, cioè quello per cui studiate. Chiaro? Ora, l'esercizio a memoria, ragazzi, è anche molto utile, perché avere 50-60 pezzi di musica a memoria in testa vuol dire uno sviluppo anche cerebrale e della vostra musicalità. Ora, io capisco che abbiamo delegato la memoria, l'abbiamo delegata ai mezzi elettronici, non sappiamo manco più il numero di telefono della fidanzata, la memoria, va bene. Io mi ricordo, cioè, ragazzi, in montagna c'era uno che costruiva forni a legna, un taglialegna, e questo recitava Dante a memoria. A scuola penso non si studino neanche più le poesie a memoria, non lo so. Comunque, avere il repertorio a memoria è uno sforzo cerebrale ed è utile. Punto. Soprattutto quando poi suonate, che vi chiedono, ah, suonaci qualcosa, oppure cantiamo qualcosa, suoniamo qualcosa, se non sapete niente, ci avete poco da fare. Quindi costruitevi il repertorio. Questo è il consiglio che vi do nel videino sabatale, serale. Penso che abbiate qualcosa di meglio da fare che sentire me alle 11 di sera. Meglio di me? Sicuramente no, perché io sono a casa a studiare il repertorio e sto benissimo. Quindi vedete un po' voi, non uscite il sabato sera a bervi la birretta, non fate festa e studiate il repertorio, capito? Se poi avete anche la fortuna di poter fare dei concerti, ancora meglio, ma se fate concerti queste cose già le sapete, va bene? No, a parte gli scherzi, la differenza, ragazzi, sta lì, eh? Sta lì, veramente, sta veramente lì. Vi dà anche molta soddisfazione poi avere i pezzi, cioè vi dà proprio l'idea di aver qualcosa in mano di concreto, di saper fare qualcosa di concreto.
Quindi i miei studenti lo consiglio sempre, li sprono sempre nello studio del repertorio. Chiaramente poi va mantenuto il repertorio, perché quando iniziate ad avere 70-80 pezzi a memoria, dovete dedicare una parte dello studio, magari anche se non giornaliera, comunque settimanale sicuramente, al ripasso di tutto il repertorio a memoria. E poi aggiungere logicamente altri pezzi. Voi mi direte, alcuni di voi mi diranno, ma io non so leggere la musica, quindi tendo a fare tutto a memoria. Va bene, impara a leggerti la musica, allora in quel caso, così se devi studiare il repertorio, lo studi più facilmente e in maniera indipendente e soprattutto capirai di più la musica nella sua intimità, riuscirai a capire meglio i meccanismi. Chiaro, comunque potete studiare anche senza leggere la musica, l'importante è che abbiate il repertorio a memoria, usate il cervello, la memoria è una forma di intelligenza, anche musicale. Arrivederci a tutti, ci vediamo al prossimo video che uscirà fra breve, non so, domani, dopodomani, vediamo. Faccio qualcosa di suonato. Ciao ciao!